Allora, cercherò di fare questo intervento in 5 punti. È un po' laborioso, ma vedo di metterli in fila. Dico subito quali sono i 5 punti, se così forse riusciamo a tenere meglio lo sviluppo dell'argomento. Il primo punto riguarda Bernocchi e il benicomunismo, diciamo il suo approccio. Il secondo punto, quello che io ritengo l'argomento che tiene in piedi tutto quanto, e cioè il rapporto fra l'io e il noi, diciamo tutta la discussione sulla natura umana. Il terzo punto riguarda il principio di scambio. Il quarto punto riguarda la finanza. E il quinto punto ci riporta all'attualità, e cioè quello che è successo stanotte a Parigi, perché spiazza dover diciamo filosofeggiare in una situazione così allucinante. Allora, sul Bernocchi e il benicomunismo e anche quelli che hanno collaborato al secondo libro, a me è sembrato di capire che tutti quelli che hanno accettato di collaborare condividano la conclusione, e cioè la necessità storica di ciò che chiamiamo benicomunismo. Da qualche parte si dice la sua probabilità bassa, molto difficile, però indubbiamente la sua necessità storica. Il fatto è che se si accetta questa conclusione è da vedere se se ne accettano le premesse e in che misura si accetti l'argomento portante, appunto il rapporto io-noi. Ora diciamo sull'argomento portante si può glissare, perché da Aristotele in poi, insomma, sull'io e sul noi si può dire tutto il contrario di tutto. Ma sulle quelle che Bernocchi assume come precondizioni, la reduzio ad unum, l'incoerenza di Marx, le contraddizioni del marxismo, le omissioni, le rimozioni, e su questo ci sarebbe molto da ridire. Io insomma non la ritengo tanto pesante sta cosa, però per chi è rimasto scottato dal rapporto fra diciamo il marxismo super organizzato in ideologia leninista e come è esploso il movimento del 68 e che il risultato poi ne è rimasto, naturalmente si può comprendere il timore che questo rischio lo si possa correre di nuovo. Ora però io dico, per quanto mi riguarda, condivido ovviamente il concetto benicomunismo, condivido l'argomento portante nel modo in cui è svolto l'io noi, e condivido anche la precondizione, cioè la resa dei conti con il comunismo storico e con Marx stesso. È da dire che io ritengo che la Madonna sia una brava persona a prescindere dal fatto che sia vergine. Ritengo che Marx sia fondamentale e irrinunciabile a prescindere dai suoi errori di prospettiva. E però, questo mi riferisco a quanto ha detto prima Cremaschi, il problema non è che se Lenin non avesse avuto l'ictus o se anziché Stalin ci fosse stato un altro, forse la storia avrebbe potuto avere, non è una questione di una storia di sé, è che quando una rivoluzione produce un'oligarchia dirigente che si fa classe, pervade la società e quindi, come dire, costituisce una società a sua immagine e a somiglianza, cioè la rende mostruosa. Questo è successo con tutte le grandi rivoluzioni moderne. La rivoluzione francese ha creato la burocrazia bonapartista e poteva andare in un altro modo, è andata così.
La rivoluzione russa ha creato quello, ha creato un partito che si è fatto classe e nelle miserevoli condizioni della sinistra in Italia, questo è poi quello che si è verificato anche dove non c'è stato nulla di rivoluzionario. Quindi diciamo io nella sostanza, al di là diciamo, delle accentuazioni di chi ha vissuto quelle contraddizioni più direttamente, condivido anche le premesse di Berlocchi. Passo a l'argomento portante, l'io e il noi. La questione, secondo me, deve andare alla radice, e cioè di quale noi io voglio fare parte, qual è il noi del mio io. E se non mi piace il noi nel quale abito, e inevitabilmente è così, non ne sono mai totalmente contento della mia famiglia, dei miei genitori, di mia moglie, dei miei figli, della mia scuola, eccetera. Quindi il noi, per sua natura, è prospettico. Il rapporto fra l'io e il noi è sempre un rapporto col futuro. Ed è anche un rapporto col passato, perché se il presente diventa collassante, non avendo futuro devi per forza aggrapparti al passato. Ecco perché tutta quella parte che Bernocchi affronta richiamandosi a Max Weber, a Wright Mills, a Schumpeter, al concetto di ceto, diciamo, e a quelle cose che nel marxismo vanno come struttura, ma che in realtà sono invarianti archetipe, e cioè la necessità del sacro, la religione, eccetera, inevitabilmente poi ritornano quando il rapporto prospettico fra l'io e il noi diventa un rapporto ingabbiato. E quindi quando si rischia la disidentificazione, che è diciamo, l'accesso al nichilismo. Ora, non concordo sul fatto che l'io è solo, come dire, il rapporto è solo storico, questo è diciamo, una base innata. Lo specifico umano credo che sia la propensione umana a gestire lo scambio, a dare qualcosa in cambio di qualcos'altro e a sapere aspettare. Quindi diciamo è sempre un rapporto con il futuro. Viene nel libro passata così un po' e anche condannata, ecco, la posizione di Aristotele come anche la posizione di Marx, per la quale è il noi a fare l'io e non è l'io a fare il noi. Io sono d'accordo, è il noi a fare l'io. È il fatto che io non sono sordo che determina il fatto che poi non sono muto. C'è un sacco di gente che è muta non perché non funziona la lingua, ma è muta in quanto è sorda. Dunque, la possibilità di comunicare non è autogenerata dall'individuo. La propensione a comunicare viene dal noi che c'è intorno, da come si gestisce diciamo, il primo elemento emozionale della paura e da cosa, come poi si viene a costituire il desiderio dell'altro. Quindi in questo io sono totalmente d'accordo con Aristotele, con Marx, con Adam Smith, eccetera. Ma e quindi cioè, se dovessi definire l'essenza umana la definirei in questo modo: l'uomo è un animale che scambia materialmente, scambia simbolicamente, scambia per la propria soddisfazione e generalmente gode del fatto che il suo prossimo si giovi di ciò che è stato scambiato, e ciò che Aristotele chiamava l'eudaimonia. Ora, lo è che questo gioco meraviglioso viene a cadere. Viene a cadere appunto quando la indefinita varietà degli scambi, qualcosa del genere c'è proprio in tutto quel commento a Cimatti, no? Viene uniformata nella forma merce.
e cioè quando qualunque possibilità di scambio viene costretta nella forma dello scambio mercantile, ciò che Smith chiamava la mano invisibile, che quindi accontenterebbe tutti, ma che in realtà, proprio in quanto scambio mercantile, contiene il suo veleno, e cioè ciò che abbiamo imparato a conoscere come il plus valore, cioè lo scambio iniquo. Qual è l'effetto di questa cosa? E cioè che tutta l'indefinita variabilità degli scambi sociali, cioè portare i fiori ai defunti, darsi un bacio, tutte queste cose, instaurano come sovrano assoluto di ogni scambio il principio del valore, quindi del prezzo. Bene, mi viene fuori questo, che a quel punto, poiché lo scambio è sempre fatto in funzione della soddisfazione futura, la tirannia della merce, del capitale, condanna all'ergastolo il futuro. Questa è la situazione. Ora, questo processo, sul quale diciamo l'umanità, almeno l'Occidente, ha galleggiato per circa 300 anni, su cui ha prodotto le sue critiche, ha prefigurato le sue alternative, Marx in particolare, è andato a, come dire, a rafforzarsi in modo definitivo, a produrre proprio l'annichilimento del futuro, con quel tipo particolare di creazione di valore in più o di scambio iniquo, che è la finanza. La finanza, come dice la parola, lo dico perché poi diciamo il senso del contributo che io ho dato al libro, la finanza, come dice la parola, è l'anticipazione per un fine. Ma se il potere dell'anticipazione è in mano ad uno solo, allora quell'uno solo è appunto il giudice, il sorvegliante di tutta l'umanità ergastolana che è sotto il suo cappio. Ed è quello che chiamiamo il debito, che al di là di tutte i giochetti aritmetici, grafici, eccetera, in definitiva ha una ragione immaginaria nel suo fondo. Ora, questo ergastolo per il futuro, questo è proprio l'esito del capitalismo. Passo adesso al penultimo punto, mi approfondisco il fatto della finanza. Così come Adam Smith aveva creato questa fiaba benefica della mano invisibile, così anche la finanza moderna, cioè la finanza nei termini della borsa azionaria, quindi la finanza partecipata, tutte quelle cose lì, nasce contestualmente alla prima definizione moderna del diritto naturale. Nell'esposizione di Bernocchi, questa cosa che si riferisce diciamo alla teoria giusnaturalista, alla dottrina, no, del Seicento, nasce in Olanda, non in Ops, nasce in Olanda contestualmente alla nascita della borsa di Amsterdam. Cioè la borsa di Amsterdam e Grozio sono più o meno la stessa cosa. Il diritto naturale non è solo homo hominis lupus, in Grozio è la libera disposizione di sé, che è esattamente ciò di cui stiamo parlando, cioè di quale noi, io, desidero far parte, desidero liberamente di far parte. Vi è un aspetto, come dire, un po' offuscato della teoria del diritto naturale, offuscata poi appunto da tutti gli esiti contrattualistici, hobbesiani, eccetera, che comunque non va abbandonata, va assolutamente ripresa. E infatti ciò che io trovo
diciamo nel messaggio del libro, nella necessità che da questo libro nasca altro, è appunto l'impegno a formalizzare una dottrina nuova del diritto naturale, appunto della libertà dello scambio, perché poi, certo, storicamente assumerà delle forme storiche, ma la liberazione, diciamo, della disposizione di sé nello scambio sociale va ridefinita, ecco, riprendendo quel tentativo di allora. Nella forma più sintetica che ho trovato nel libro, la si trova alla pagina 254 l'autore si chiama Grzybowski. Adesso non ricordo benissimo la formula, però siccome sto per finire, forse non ho finito i 20 minuti, me ne mancano due, o no? Anzi, tre. Sì, ma io finisco in anticipo. 254. Grzybowski. Grzybowski. Sì, perché è di origine polacca, anche se è brasiliano. Per avere diritti è necessario essere responsabile dei diritti per tutti. Una nuova carta dei diritti umani ha bisogno anche di una carta delle responsabilità. Vivere è un negoziato tra i desideri e i diritti degli individui e i desideri e i diritti degli altri. Il benicomunismo è una scommessa con fondamenta concrete e con grado di probabilità incerto. Passo all'ultimo punto, l'ultimissimo. Ora, tutta questa cosa, ovviamente, ciò che ho chiamato l'ergastolo, determina l'esasperazione del conflitto fra gli ultimi e i penultimi, o fra i penultimi e gli ultimi, quindi la precarietà, eccetera, eccetera. Tuttavia, questo conflitto comporta sempre il fatto che gli uni e gli altri vedano una linea, no? Un confine, che in qualche modo serve da metro, da misura di sé e degli altri. Gli ultimi e i penultimi stanno su questa linea di confine. Ma attenzione, gli ultimi degli ultimi, la linea di confine, non la vedono. Va bene? E quando non la vedono, allora il fatto che possano aggrapparsi nel processo di collassamento del sé, nella disidentificazione, ad una invariante archetipa estrema, determina il desiderio, chiamiamola la pulsione di morte, e cioè il desiderio del panico. Il desiderio del panico è generato da questo. Il terrorismo trova questa radice. Io ho seguito mesi fa, nella vicenda di Charlie Hebdo, la dichiarazione trasmessa in TV da quel giovane che si chiamava Choisy, non ricordo, che diceva: voi credete di avere in mano il nostro futuro, ma non è così, noi ci batteremo. E questa cosa è spaventosa, stanno battendo davvero, grazie.